Robotica collaborativa e digitalizzazione delle imprese, tema centrale del piano Industria 4.0, è stata al centro di un incontro promosso da Finanza per l'Impresa e CNA Piccole e Medie Imprese di Manduria. Industria 4.0 dà delle grandi opportunità che le aziende, se le conoscono e le sfruttano, le possono utilizzare. CNA Manduria è un punto di riferimento come tutte le CNA. Qualora avete problematicità, bisogno di ricerca, tecnologia e strumenti finanziari agevolati, adeguati ad essi o adeguati ad altri, non avete che rivolgersi alle varie CNA, in particolar modo alla nostra perché siamo di Manduria. CNA Manduria, via Vincenzo Filotico, numero 8, sempre a disposizione e a tutela delle imprese. Insieme si vince sia donne che uomini e questa è una squadra di donne, donne imprenditrici. Grande partecipazione del gruppo CNA, Impresa Donna. Impresa Donna cos'è? Beh, è un gruppo formato da donne imprenditrici che praticamente si ci mettono ogni giorno a tutela e a sostegno delle vere imprenditrici. Ringraziamo CNA Manduria per averci dato questa possibilità di essere qui presenti questa sera. Ringraziamo tutti perché ci hanno illustrato degli elementi utili per un domani e quindi agevolazioni, investimenti anche a favore delle donne. Industria 4.0 è la quarta rivoluzione industriale che vede protagoniste le imprese italiane, chiamate ad integrare sempre più tecnologie e intelligenze artificiali all'interno dei propri processi industriali. In questa iniziativa si è parlato anche di finanziamenti agevolati. Cosa avete proposto? Noi abbiamo proposto gli strumenti che in Puglia le imprese dell'artigianato, del commercio e dei servizi possono attingere. Parliamo di finanziamenti in conto capitale e finanziamenti in conto interessi. Abbiamo strumenti che per quanto riguarda gli investimenti, in abbinamento con altre misure regionali, per esempio il titolo secondo abbinato alla misura 3.8.A e abbinati ad eventuali strumenti di alcuni istituti bancari, i costi del Cofidi sono azzerati, quindi un'agevolazione in più rispetto a quello che prevede il titolo secondo, con l'agevolazione che va dal 35 al 45% tra contributi in conto interessi e contributi in conto capitale. Quindi un'agevolazione importante per le imprese, non solo quelle che esistono già, stanno sul mercato, ma anche per le start-up. Quindi per l'innovazione e tutto questo processo della rivoluzione Industria 4.0. Sì, naturalmente sono gli strumenti utili all'acquisizione di questi robot perché previsti con Industria 4.0 che vengono, come dire, ancora più facilitati dal minor costo del denaro.